Ehi la ciurma, io sono la stessa, ben ritrovati in questo nuovo episodio di Imperator Rome. Allora. Siamo in una situazione molto bloccata e mi spiace per questi episodi un po' di stallo, ma siamo davvero messi male. Ah, ecco una cosa che non ho controllato, possiamo controllare magari così in diretta insieme? Vediamo. Imperator. Luck. Of people. No, non è questo. Keep running out of charters for jobs. Mi sembra questo. Cioè, so, alle Olimpiadi, sì, certo che facciamo le Olimpiadi. Si dice di andare qua e reclutare la gente con il tasto destro, perché? F10. F10 è ben quella schermata, no? Sì, come... Ma è semplicemente gente comunque che non possiamo, con cui non possiamo farci niente. Ok. Ma così sono tutti vecchi? C'è qualcuno di un po' più giovane? 23 anni. Ah, lui possiamo farci... Cioè lui è già nostro. Ok, ottimo. Oh, abbiamo un'ottima popolarità in questo momento. Siamo 100 di popolarità, buono, molto buono. Abbiamo solo uno di marziale. Zero. Max Rivals, ah, ok. Ma facciamo un marketplace, meglio, dai. Ah, non c'è nessuno per l'epiproxeno. E porca miseria. E niente, non so dove trovare la gente. Ma cosa che dice? Make citizen. Ma non ho capito come faccio ad avere altra gente qua, mi dice clicca col destro sul tizio. Ma non posso avere altra gente. Non capisco cosa stia dicendo questo. Show charters. Morto anche un ricercatore. E non abbiamo nessuno da mettere, ma come dice... show characters, eh. Facciamo chiunque. Ma...
Ok, non abbiamo bisogno. Cosa è successo qua? Ok, continuiamo a monitorare la gente, ma come faccio a prendere altra gente, visto che sono tutte donne qua? Unemployed. Togli imprisoned. Questi sono troppo piccoli. Diamogli la cittadinanza. Ok, applaudono. Diamogli la cittadinanza. Ma poi basta, gli altri sono tutti bambini. Questo non posso. Questo non posso. Cioè, fine, non abbiamo più gente. Erano solo due comunque. Vai. Di religioso mettiamo questo qua. Ma ci restano comunque solo più due persone. Gli altri sono tutti troppo piccoli. Boh, è un gran bel problema. Facciamo che aumentare ancora. Ok, la legittimità. Così vediamo se i disloyal characters si stanno aumentando. 02 più 0 meno 0. Sono solo 3 rimasti. Sì. Ok, dai, pian pianino dovrebbe sistemarsi la questione. No, non posso perdere 20 di legittimità. Dispiace, ci sarà un'armata che non posso controllare. Ah no, comunque non è sotto il 33%, quindi non me lo mostra. Nulla, 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 non so cosa fare. Beh, velocizziamo, possiamo velocizzare un po'. No, comunque cerchiamo un po' le informazioni, perché qua dice, non ci sono personaggi, dice, aggiungili di là, ma lo abbiamo già fatto, ma siamo comunque senza personaggi. Allora, vediamo, questo è sul forno di Paradox. Qua consiglia di aggiungere gente dalle altre popolazioni. Mi si è messi super male. Io di nuovo di research points perché. No, voglio vedere un attimo le policy dei governatori. Ricchezza. Breathe and dry. E vorrei più che altro convertire la gente, visto che abbiamo tante gente di cultura non corretta, infatti.
Devo farlo per forza, avrei già pochissima lealtà. Se lo cambio quanto mi costa? Ah no, questo non mi è leale. Ah, perché il governatore di tutta la Cirenaica. Vediamo un attimo qua nel Lower Egypt. Qua sono cultural assimilation, un po' dappertutto. Tranne là che c'è il civilization effort. No, questo è dell'altro. Ok. Quelli vanno bene così, questo ci sta. Spendiamo di quel valore là, ok. Cultural assimilation. È davvero importante che li assimiliamo culturalmente perché altrimenti poi non avremo abbastanza gente. Cultural assimilation. Perché diminuisce la popolarità? Loyalty. Boh. Forse non conviene mettere quello là di convertirlo. Cultural assimilation. Cultural assimilation. Vada. Mi sono a convertirli manualmente, si diventa scemi qua. Cultural assimilation. Cultural assimilation. Cultural assimilation. Cultural assimilation. E ci proviamo un po' a sistemare la questione. Abbiamo tantissimi punti di oratoria. Andiamo a convertire della gente a mano. Convertiamo dei cittadini. Ok, ottimo, dai, diciamo che siamo a posto in questo modo. Allora, facciamo che prendere questo, lo mandiamo su al confine che probabilmente... Oh, ok. Si è sbloccata una nuova roba. Build time, recruitment mercenary cost e system promotion cost. Vabbè. Siege Engineers, Army Weight Modifier. Questo è molto buono. Questo è molto buono. Abbiamo da spendere, sì. Compriamocelo. Anche Siege Engineers più uno non è male, proprio per niente. Ma dai, facciamoci anche questo. Boh, vabbè. Si è messi abbastanza male come situazione qua. Ah, abbiamo guadagnato Tyranny cambiando il coso, non ci avevo pensato quello. Come sono messi qua? Più 0,4. Meno 0. 0 qua. Sono solo in due? Sono solo in due che ci sono così infedeli. Per fortuna, dai. Vabbè, facciamo velocità 5 perché qua... Altrimenti non succede niente. Potremmo fare guerra, ma non mi fido in questo momento. Uno non abbiamo generali.
E due, ai fileti di sono scornati. Aspetta, fileti di siete nominati adesso importantissimi. Buono, adesso siete molto più contenti. Ok. Ah no, era un accesso militare, vabbè. Niente. Più 0,5, l'altro sto guadagnando? No, sempre 0,0. Ma perché delle corti le ali? Ma possiamo togliergli delle corti le ali? No, vabbè, non ci conviene. Oh, aspettate, diminuiamo un po' la velocità perché qua sono. Allora, Barbarians. Ma no, dove sono andati? Barbarians, ok, ma dove sono andati? Non li vedo. Guarda che qua ci servirebbe davvero. Sono apparsi là, ci sono schiantati contro quelli. Di attrito, buono, ci dà meno danno quello. Per il fatto che pesano di meno. Va bene, non è che ci conviene guadagnare la lealtà se già ce l'abbiamo al massimo. E ovviamente abbiamo degli schiavi ad Alessandria. No, grazie. Questi sono sempre che prendono 0-3, eh? Sì. Però se pian piano la civiltà aumenta. As the civilization value of Egypt is below their maximum of 75-50. Ah, ok, sì, perché vogliono, cercano di raggiungere il massimo della civilization che è 75-50, 77-50. C'è una map mode della civilization? Civilization map mode. Il costrutt guadagna self-control, che è più 1 di 0. Ok, problemi di Samaria. Dove che sono le zone più 76? Sarà probabilmente qua, la zona più alta. 91,53. Fichissimo. Tante 6, ok. Poi stanno cercando di salire un pochettino di più. Qua sono sempre a 009. Civilization value sta aumentando pian pianino, però non è a sufficienza. Ma è, cioè, hanno delle province molto civilizzate qua intorno. 77, 77, 55, 78, 77. Boh. Non so cosa dire. È una situazione proprio abbastanza bislacca. Siamo in positivo. Siamo in positivo per la prima volta dopo tantissimo tempo. Cioè da quando è diventata reggente lei, cioè da quando è diventata basilissa lei. Allora, qua è un problema. Farei così per evitare problemi.
Max Loyalty più 1,40. Come stanno messi qui adesso? Più 0,06. Lui è sempre più 0. Oh, se sparisce la tirannia faccio aumentare ancora la legittimità, perché qua c'è. Si è messi proprio male. Allora, qua, Primary Heir Attraction, ok. National Freeman Happiness, ok, quella Freeman Happiness non è che ci interessa tantissimo, 70% più che altro è buono. Base più 60, Religious Unity più 11,6, non è che siamo tantissimo Religious Unity qua, eh. Penso che è infatti. Però. A convert currency, cribbio a saperlo, non ci abbiamo pensato. 1066, non è che sono poi così buoni. No, cosa converti a fare? No, no, non conviene. Ma cos'è la lealtà massima? Non è che aumenta la lealtà di quello. No, la lealtà massima è 51,85, dice. 52. Beh, facciamola salire ancora. Ottimo. Allora, vediamo un attimo se abbiamo dei generali in questo momento per dichiarare guerra alla Frigia. Visto che sarebbe un'ottima situazione per dichiarare guerra alla Frigia. Ah, comunque, per questo episodio mi sa che è tutto, quindi ne parleremo nel prossimo. Intanto vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi se qualcosa non si è già fatto. E ci vediamo al prossimo episodio, in cui finalmente uscite da questa situazione, facciamo una prossima guerra espansiva. Verosimilmente contro la Frigia per andare a prendere i prossimi. Prossime province che ci mancano per l'impero di Alessandria. Tra l'altro, ah, Eraclea Ponteica. Pontica. Una è stata acquisita. Abbiamo bisogno di queste due in questo momento. Abbiamo bisogno di quelle due e lo faremo presto. Ciao a tutti, buona giornata.